poi Roberts, Brooks fa saltare l'avversario diretto, va fino alla fine e va a schiacciare in faccia ad Otello Hunter, anche rischiando lo sfondamento. Non male però, se l'arbitro non poteva mai fischiare un fallo di sfondamento su una situazione del genere, non si deve neanche permettere di fare un fallo del genere. Perché, non ho punto per perché Brooks. Queste sono situazioni per cui la gente paga il biglietto. Lato corto, adesso Casetta deve provare ad accelerare ancora e lo fa Moore, vediamo. Moore a tabellone realizza. Bene. Questo è il modo migliore per attaccare Siena sulla transizione, dove Casetta sicuramente può dare tanti tanti punti in più rispetto a Siena. 11 per Moore, terzo giocatore in doppia cifra per Casetta, dopo i 12 di Roberts e i 13 di Jeff Brooks. Prova ad entrare in gioco anche il pubblico del Palamaggio. Adesso è un frastuono assordante qui al Palamaggio, che frastuono che accompagna l'attacco di Siena. Green scivola, poi per un attimo pensa al tiro da tre punti. Ress suona la sirena, dei 24, buona difesa della Juve. Adesso è, si lotta come i gladiatori nell'arena. E a più due, e ci sarà anche il tiro libero supplementare per Chris Roberts, che nel frattempo è salito a quota 14 punti, miglior marcatore della Juve davanti a Brooks che ha 13, Moore 11. Non c'è spazio per l'arrivo di Vitali, attenzione, 6 secondi, Roberts contro Viggiano, lo fa impazzire e segna anche con il fallo di Jeff Viggiano. Grande marcare dentro e fuori con Otello Hunter e Thomas Ress. Vediamo Green, ora Haynes, già 8 secondi prima di andare a canestro. Haynes, penetrazione centrale, scarico per Hunter, sta finendo i 24, finiscono i 24. Finiscono i 24 con un'altra stoppata regolare. È la seconda volta in questo quarto che Casetta riesce a non far tirare Siena. Vuol dire che lo scorso che sta facendo Casetta in questo momento a livello difensivo è veramente notevolissimo. Bravi a giocare, a tenere soprattutto le situazioni di 1 contro 1, che così non fa andare in rotazione difensiva la squadra. Molto bene, e di conseguenza non riescono a sprecare quei vantaggi per trovare l'extra pass. Adesso il Palamaggio è una vera e propria bolgia, perché diamo la risposta di Siena. Haynes, poi Jenning, va da Otello Hunter, fallo di Roberts. C'è talmente tanto frastuono che nessuno si è accorto del fischio. Ed erano lì vicino all'arbitro. Sì, l'arbitro ha dovuto rincorrere i giocatori infatti, per dire. Infatti, però. Sta arrivando Vitali dall'altro lato, Moore va in isolation, Moore, Scott gli fa spazio, Moore sbaglia però, forse c'era anche fallo su Scott al rimbalzo. Allora, per lui ultimi 49 secondi, un solo punto di vantaggio per Casetta, che però ha la palla in mano. Vitali arresto il tiro da due punti, importantissimo, che canestro di Vitali. Grandissima personalità, sa di aver fatto un errore grosso in difesa, è stato battuto, ha avuto il coraggio di andarsi a prendere un tiro importantissimo. Questo Green rimbalzo adesso, è fondamentale. Fallo Hunter? Fallo ad Hunter. Ci dovrebbe essere minimo un'espulsione, penso. Non ho visto. Per il gesto. No, non voglio credere. Credo che l'arbitro abbia usato il buon senso. C'è Brooks da solo, non può sbagliare. Brooks schiaccia! Jeff Brooks che mette il punto esclamativo sulla vittoria di Caserta. Attenzione!